ti voglio aiutare e farti capire, amore, ti amo. Ricominciamo, ti amo. Ricominciamo, ti amo. Ricominciamo, che inno per iniziare questa nuova stagione di Top Music Web su CRT Radio. Abbiamo ascoltato la voce anche di una speaker che ho sentito tra tutti gli altri cantanti, che è la nostra Simona Ciampi, che salutiamo con il suo programma Voice on Top qui a CRT Radio. È stato ieri sera, lei ha aperto un po' questa stagione su CRT Radio. Allora, siamo qui in diretta con Walter e Giovanni per spiegarci un po' la Bottega delle Arti, questa come la definiamo? Centro musicale, centro... Noi abbiamo definito centro studi musicale. Centro studio proprio, e delle arti, ok. Dai, diciamo così, è uno spazio aperto di idee. Ottimo. Allora, io direi, ragazzi, se siete d'accordo, visto che siamo appunto in un periodo particolare, sì, che adesso ci sono molte restrizioni, anzi, mi raccomando, ragazzi, questa usiamola sempre, mi raccomando, anche all'aperto, ok? Visto che c'è un periodo particolare, parlo anche da genitori, vogliamo un po' spiegare ai nostri ascoltatori come la bottega si sono organizzate per appunto effettuare le varie lezioni in sicurezza? Lascio la parola a Giovanni, non sì, perché non me ne sì, occupo io, chiunque, ma lascio la parola chiunque, perché Giovanni si è curato benissimo liberi. Questa cosa qua. Vabbè, leggendo un pochino. Ovviamente già a Montemiletto l'anno scorso, a Grotta quest'anno, si stanno seguendo e seguiremo tutte quelle che sono le norme anti-Covid. C'è da specificare che le lezioni di musica, in questo momento non stiamo tenendo laboratori, le lezioni di musica sono individuali, quindi sono a distanza di sicurezza, rigorosamente con mascherina. Ogni giorno nei locali della scuola viene fatta la sanificazione, tra una lezione e un'altra c'è uno spazio in cui si fa reggiare la stanza, si fa la sanificazione, si procede a tutte quelle che sono tutte le norme atte ad evitare qualsiasi tipo di problematica. Naturalmente siamo molto sensibili rispetto a questa cosa, però permettetemi di dire che bisogna anche, laddove possibile, imparare a convivere con questa problematica. Mi permetto anche di fare, senza retorica, dato che siamo a Mirabella, magari un augurio alla popolazione mirabellana, sì, in questo momento sta vivendo una brutta situazione, e quindi di ritrovare un po' di serenità. Noi ci proviamo anche a farlo attraverso quella che è la nostra azione per quanto riguarda la musica, l'arte, la cultura, che comunque deve continuare a vivere.
può continuare a vivere, perché no, anche in radio. Questo può essere un ottimo strumento per continuare a parlare di questo mondo che sta vivendo una difficoltà, ma che vive, che continua a fare. Ma infatti noi abbiamo ospitato a livello telefonico da maggio, quando abbiamo ripreso, altri gruppi musicali, proprio perché volevamo anche ascoltare dal loro punto di vista le loro difficoltà in questo momento, e devo dire la verità, ne erano tante difficoltà, veramente tante. Però se volevamo prendere, era una cosa comune a tutti, un lato positivo, diciamo così, del lockdown, è stato che hanno avuto più tempo per scrivere, certo, per mettere giù, ecco, brani, testi, vero, quindi vero. Può essere che quando riapriremo avremo talmente tanta musica, tanta bella musica, speriamo, tanti bei testi, sì, che speriamo comunque di... speriamo, no, di sì. Inoltre, casualmente, veramente inconsapevolmente, me lo possiamo garantire, hai aperto la strada al prossimo brano della sì. Perché il brano che, vabbè, che sentiremo tra poco, insomma, è un brano realizzato nel periodo lockdown, cioè insomma stavamo tutti quanti liberi, quindi mia cugina, che abitiamo nello stesso nucleo familiare, nella stessa palazzina, ha scritto questa cosa, insomma, quindi l'abbiamo musicata e messa su, quindi comunque è nella sventura della situazione, sicuramente nel momento così complicato, è stato sicuramente il modo di ritrovarci, e insomma è il modo di trovare il tempo giusto per iniziare a fare delle composizioni, per iniziare a fare delle produzioni, per iniziare insomma a pianificare quello che è il lavoro che speriamo possiamo ascoltare, potrete ascoltare in piazza il prima possibile, cioè non vogliamo dire, però il prima possibile, che poi la musica è fatta di live, sì, infatti, esatto, cioè, assolutamente, insomma, tolti live, appunto, tolti i live, tutto, quello, cioè, che noi ci crediamo. Allora, un certo Agostino Tortiglione, ecco, dice why you ha detto così, e ho detto tu, ha detto tutto. Invece poi c'è una certa Alessia Ricciardelli, sì, che dice: in un periodo complesso come questo sono luoghi come la bottega ad essere farmaci per l'anima e per il cuore. Complimenti ragazzi, coltivare musica è coltivare bellezza. Coltivare bellezza di questi tempi è il vero atto eroico. Ma è una poetessa. Grazie Alessia. Brava Alessia, complimenti per le parole, sì, bravissima. È una bravissima giornalista che si occupa della, insomma, di una buona parte della nostra comunicazione. È vero, è vero. Anche lei è della squadra bottega. Ah, ok. Allora, torniamo alla bottega. Quali sono le attività, diciamo, gli strumenti con cui la bottega può ospitare i ragazzi, chi vuole fare musica? Ok, allora sicuramente diamo largo spazio e attenzione a quelle là che sono le attività, insomma, sugli strumenti musicali, sia dal punto di vista dell'area classica sia dal punto di vista dell'area moderna, perché c'è sempre un'attenzione a quella che è l'aspetto un pochino più classico della musica classica e quello che è un pochino l'aspetto moderno, forse dove i ragazzi sono un pochino più attratti, quindi dallo studio della batteria, ma anche delle percussioni classiche, allo studio di strumenti a fiato, allo studio di strumenti a corde, al pianoforte, c'è una buona richiesta e una buona classe di canto gestita a Montemiletto dalla nostra e vostra carissima Simona Ciampi. A Grotta abbiamo scelto Arianna Carpentieri, ovviamente sempre alle spalle, che è poi una ex allieva di Simona, quindi c'è ce la ricordiamo Simona qui in radio, alle perché... spalle di Arianna, però abbiamo insomma voluto affidare questa responsabilità a una ragazza fortissima. Arianna è una veramente un talento dell'Irpinia, un'eccellenza dell'Irpinia, quindi la bottega sta cercando anche non solo di formare dal punto di vista didattico nuovi musicisti, ma anche nuovi artisti, e di dare spazio e aiutare insomma artisti che magari in questo territorio molte volte non trovano spazio, quindi stiamo cercando anche sotto questo aspetto di cercare di dare proprio una mano, è brutto dirlo, però dare spazio a coloro che fanno difficoltà al trollo, perché magari qualcuno è un pochino più introspettivo, un pochino più timido, stiamo cercando di ricercare proprio questi talenti. Arianna è una di quelle che rientra in questo spazio, quindi sicuramente l'attenzione principale è allo strumento musicale, ma molta attenzione è riservata alla propedeutica musicale, lo studio della musica attraverso il gioco, al riconoscimento delle note ai bambini dai 3 ai 6 anni. Bisogna partire da piccoli, insomma, c'è bisogno di fare uno studio anche per capire quella che può essere l'eventuale direzione. La propedeutica serve proprio in questo caso a capire, i bambini capiscono quale può essere la loro propensione musicale, verso quale strumento avvicinarsi.
Una grande, grandissima attenzione la stiamo riservando alla musicoterapia. È una terapia particolare, prettamente riservata ai ragazzi affetti da patologie come può essere prettamente sono i bambini purtroppo affetti dalla sindrome dell'autismo. Lo fa Giovanna Di Donato, che è una ragazza di Grotta che è bravissima, quindi è lo studio della musica, ma non è uno studio, effettivamente è un approccio alla musica per questi ragazzi, quindi abbiamo questo spazio di musicoterapia. E poi abbiamo i vari laboratori di fotografia, i vari laboratori di pittura, stiamo facendo un laboratorio sulle lingue, perché secondo me rientra anche nello spazio culturale il fatto magari di approcciarsi verso altre lingue, approcciarsi verso altre culture. La lingua non è solo una questione di conoscenza, ma anche di cultura, verso altri popoli, altre etnie. E infine da quest'anno abbiamo attivato questo studio di produzione label grazie a Rimo. Ti fermo perché sennò poi anticipi troppe cose, okay, quindi okay. Alla fine non anticipiamo nulla. Ho dato nulla. Giusto la pillola. Esatto, lanciato bravo, giusto bravissimo. Adesso invece devi lanciare il prossimo brano, e così già l'hai introdotto. Abbiamo introdotto in perché diversi. Insomma è stato questo brano prodotto in questo tempo di Covid, è stata la nostra produzione di Riflessi di Alberi Addormentati, il nome d'arte di Maria Pia Vivarelli, che è mia cugina, che ha scritto questo brano dal nome Penelope. È un brano prettamente, insomma, che vuole valorizzare la forte, insomma, l'aspetto femminile, il forte aspetto femminile, quindi è un brano rivolto prettamente alle donne, ed è tutto da ascoltare. È stato prodotto interamente in bottega a Monte Emiletto, quindi è un'autoproduzione, e lascio a voi l'ascolto. Ok, noi l'ascoltiamo qui a Top Music Web su CRT Radio. Yeah.
Eh sì, siamo ritornati.